Allora, il piano di oggi, di queste 3 ore, è prima di tutto finire di parlare del CSS, e poi faremo un piccolo esempio sui selettori e infine proveremo a mettere lo stile e il layout all'esercizio, all'HTML dell'esercizio che abbiamo fatto la scorsa volta qui in aula. Quindi ripartiremo dal nostro blog e cercheremo di dargli la struttura e un po' di stile come avevamo iniziato a ipotizzare la volta scorsa. Ok? Qualche domanda a partire da quello che abbiamo fatto lunedì scorso o dal laboratorio di mercoledì? Ok, allora, lunedì scorso ci eravamo fermati a parlare dei selettori, di vari tipi di selettori e delle proprietà, giusto per rinfrescarci la mente, abbiamo detto che ci sono vari tipi di selettori, alcuni di classe, alcuni di ID, altri sull'elemento che si possono combinare insieme, quindi prendere tutti gli elementi che sono dentro un padre, oppure tutti gli elementi che vengono dopo un altro elemento e così via. E oggi incominciamo invece parlando di perché si chiamano cascading. CSS, la prima C di CSS sta per cascading, l'unica C di CSS sta per cascading style sheet. Perché si chiamano cascading? Perché si chiamano cascading? Secondo voi? Perché vanno a cascata, sì. Sì, in certo senso sì, perché si applicano a cascata. Cioè, un elemento, un documento HTML può includere uno o più fogli di stile in modalità anche diverse l'uno dall'altro. E si applica una cascata secondo questa priorità che c'è in slide. Quindi i documenti, gli stili in linea, quindi quelli all'interno del tag HTML, riproviamo. Gli stili in linea, quindi quelli dentro al tag HTML, sono quelli che hanno la priorità più alta. Quindi sovrascrivono, se uguali, quelli che stanno sotto in questo elenco. Poi ci sono quelli interni al documento HTML, poi ci sono quelli esterni e infine, per ultimi, ci sono quelli di default del browser, che chiunque sovrascrive a quelli di default del browser. Ovviamente li sovrascrive se c'è lo stesso elemento definito, lo stesso stile definito per lo stesso elemento, per la stessa classe, per lo stesso ID, per lo stesso selettore in due posti diversi, non se sono ovviamente su selettori diversi. Quindi se lo stile esterno definisce lo stile di tutti gli H1, e lo stile interno definisce lo stile degli H2, questi non si sovrappongono perché sono su elementi diversi. Se lo stile interno definisce lo stile dell'H1, questo sovrascrive lo stile definito nello stile esterno. Cosa vuol dire inline interno esterno? Vuol dire che noi possiamo definire il CSS in tre posti diversi. Il primo, che è quello preferito, è quello esterno. Cioè, noi abbiamo un altro documento che chiamiamo come ci pare, punto CSS, e importiamo questo documento nell'head dell'HTML. E questo documento definirà lo stile, i vari selettori con le varie regole di stile, per il documento HTML che lo importa. Quindi lo stesso file esterno può essere ovviamente poi importato da vari documenti,
e quindi applicarsi a vari documenti indipendentemente. Come si importa un file esterno e un file di testo, scritto con la sintassi del CSS, come si importa? Si importa in questo modo, col tag link, definendo un tipo che è text CSS, per dire che il file che stiamo importando è un file CSS, non è un file di altro tipo, e poi dicendo dov'è il file CSS che stiamo importando, quindi href, lo stesso href degli link A, indicando il percorso relativo o assoluto in cui si trova il file CSS. In questo caso, se scrivessimo così, il file CSS starebbe nella stessa cartella in cui si trova il file HTML descritto, perché non c'è niente davanti al nome del file. E questo è il metodo preferito, in generale. Perché secondo voi il metodo preferito? Rispetto agli altri? Una volta. Perché diventa utilizzabile, sì, sicuramente. Perché introduce il concetto di modalità e quindi lo rende utilizzabile. Si può gestire meglio modularità, eccetera. E tutti in un posto solo, un vantaggio, sì, sicuramente. Tutti vantaggi molto pratici, giusti. Qualcos'altro meno pratico e più filosofico? Separa il layout dallo stile. L'HTML è solo per il layout e quindi semanticamente la roba deve stare in HTML, questo non è semantica, quindi sta a parte. E in più ha tutti i vantaggi pratici che avete detto, ovviamente, da un punto di vista pragmatico, che sono altrettanto, se non dei più importanti. Lo stile interno, però ricordate che lo stile esterno ha priorità più bassa rispetto allo stile interno e allo stile in linea. Lo stile interno è uno stile che è permesso, viene permesso di mettere all'interno di un file HTML, quindi mischiando le due cose, sempre all'interno, sempre all'interno della head, con un tag che si chiama style, che ha come attributo un tipo che è il tipo di stile che si applica, che di default è il CSS, però il tag style è aperto a eventuali altri tipi di stile che potrebbero nascere in futuro. E a quel punto tra i due tag style si mette semplicemente le regole CSS come le scrivereste nel file a parte. Questo ovviamente si unisce al file HTML e questo non è raccomandato, è preferibile usare lo stile esterno. E poi c'è lo stile inline, che è quello proprio da evitare come la peste, ed è quello che all'interno di ogni singolo tag HTML che si vuole utilizzare si va a indicare style uguale e una serie di regole, una serie di proprietà CSS, quindi non il selettore, qui non c'è niente da selezionare, qui siamo già sul tag a cui vogliamo applicarlo, direttamente cosa vogliamo fare su quel tag specifico e solo su quello, ovviamente. Questo ovviamente al netto dell'aspetto filosofico va proprio contro tutti gli altri aspetti pratici che però sono importanti che avete detto. Per cui se voi decidete a un certo punto che lo stile H1 deve essere uguale per tutto il documento, se avete uno stile inline di questo tipo, questo vince su tutto perché è inline. E quindi o avete tutti i stili inline e poi se volete cambiare però il font da 17 pixel a 18 pixel dovete fare cerca sostituisci su un intero documento e su più documenti, quindi non è proprio ben mantenibile, oppure sovrascrivere un altro stile, quello esterno, quello interno al documento. Quindi questo è proprio, se dovete fare qualche prova o qualche cambiamento temporaneo o estremamente locale, come ultima spiaggia, prima di andare a fare qualunque altra roba, lo mettete qui. Però è sempre da preferire modificare lo stile esterno, ripeto, per tutti i validi motivi che avete detto. E poi c'è un'altra regola che cambia la priorità, nel senso che le priorità valgono, qui sono descritte in senso opposto a quello che era nell'altra slide, per cui lo stile in linea vince praticamente su tutto. C'è anche delle regole che possono essere marcate come important, punto esclamativo important, anche se esterne,
e gli stili marcati con important vincono, hanno priorità più alta degli stili non marcati con important per lo stesso elemento. Quindi in questo caso il colore rosso su H1 vince nonostante, anche se ci fosse un colore interno, un H1 che definisce uno stile da un'altra parte per l'H1. Anche i selettori hanno una loro specificità, quindi una loro priorità in un certo senso, in base a come il browser le applica alla pagina HTML, o meglio al DOM. E di nuovo la specificità è questo: gli H1 e pseudoelementi, poi le classi e gli altri tipi di selettore e gli ID. Quindi se voi date uno stile a un H1 generico oppure a un ID che capita essere anche sull'H1, vince l'ID rispetto al più generico selettore di elemento, di tipo, come può essere H1. Quindi altra priorità. E qui c'è un grafico che racconta quello che ho appena detto, se volete dargli un'occhiata in altri momenti, o tenerlo come riferimento. Ok, quindi questo è come definiamo il CSS. Ma prima di andare a definirlo, parliamo di un modello che sta alla base, che ci serve per usare il CSS, che è il cosiddetto box model. Cioè, ogni elemento in una pagina HTML è una scatola rettangolare. Ogni singolo elemento. Non c'è elemento che non abbia questa proprietà. E ogni elemento, ognuna di queste box, ognuna di queste scatole, ha questi quattro proprietà, ha queste quattro caratteristiche. Allora, al centro c'è il contenuto, il testo, l'immagine, quello che volete che il tag HTML rappresenti. Al di fuori del contenuto c'è quello che si chiama padding. Qui dice che il padding pulisce un'area intorno al contenuto e il padding è modificato dal colore di sfondo della scatola, del box. Il padding è tipo un margine interno, un margine rispetto a quello che viene dopo, che è il bordo. È un rettangolo, ha un bordo. Quindi lo spazio tra il bordo e il contenuto è il padding, poi c'è il bordo in quanto tale, che può essere invisibile, può essere colorato, può avere uno stile diverso, può essere spesso, un pixel, 2 pixel, 5 pixel, 100 pixel, in base al bisogno. E fuori dal bordo c'è poi il margine vero e proprio. Quindi lo spazio che separa un box da un altro box. E tutti questi elementi, e ovviamente non è influenzato il margine, a differenza degli altri, dal colore di sfondo dell'elemento. Quindi se voi mettete un elemento che ha colore di sfondo azzurro, il padding, lo spazio di padding sarà comunque azzurro, mentre il margine sarà bianco o del colore dell'elemento che lo contiene, ma non di questo elemento qui. E questi quattro elementi si possono definire separatamente, se si vuole, per le quattro direzioni, o meglio, per le due direzioni che il box ha. Quindi si può definire un margine superiore, inferiore, destro e sinistro. Stessa cosa per il bordo, stessa cosa per il padding. E si può dire che sono tutti uguali. 5 pixel, il bordo e il margine deve essere 5 pixel in ogni direzione, o un rem in ogni direzione, oppure si può anche definire separatamente, quindi solo il margine superiore, solo quello inferiore e così via. La larghezza totale dell'elemento è la larghezza, è la somma dei vari spazi di tutti questi elementi. Quindi la larghezza dell'elemento stesso più il padding destro, più il padding sinistro, più il bordo, eventuale spessore del bordo destra, del sinistra, più il margine sinistro, più il margine destro. Stessa cosa per l'altezza, e tutte queste proprietà, come ho detto, si possono impostare anche indipendentemente. E questo è come un browser vi visualizza
il box model per ogni elemento. Questa è una visualizzazione che ogni browser simile a questa vi dà, in cui vi dice qual è la dimensione del contenuto, ma anche la dimensione totale del contenitore, inclusi i margini. Ok? Ora, parliamo di posizionamento e di layout base, e poi passiamo all'esempio e all'esercizio nell'ora dopo. Abbiamo quattro schemi di posizionamento di un elemento nella pagina. Lo schema statico è quello normale, quello che abbiamo usato finora, quello che il browser predispone. Quindi gli elementi inline stanno sulla stessa riga, gli elementi di tipo block vanno a capo. Dopodiché e in CSS si definisce come position.static, oppure non si definisce perché è quello di default. Dopodiché c'è quello relativo, che ci dice che è un offset relativa alla posizione del blocco nel flusso normale. Cioè, se noi diciamo che questo oggetto, che in questo CSS dice che è una classe, che è classe item, ed è spostato a sinistra di 20 pixel, è spostato da sopra di 20 pixel, con un posizionamento relativo, invece di essere messo qui, in linea con gli altri, è messo 20 pixel più in basso e 20 pixel più a destra. Cioè è spostato rispetto a sinistra di 20 pixel ed è spostato rispetto al sopra di 20 pixel in basso. Quindi è relativo rispetto alla posizione in cui si troverebbe normalmente. Quindi se si troverebbe, ripeto, qui, questo è spostato rispetto al suo punto d'origine che, come in tutte le applicazioni grafiche, le grafiche su un computer, lo 0,0 è sempre in alto a sinistra, mai in basso a destra. E questo è quello relativo, quindi un offset, uno spostamento relativo alla posizione del blocco dove il blocco sarebbe. Dopodiché c'è la posizione assoluta, quindi la posizione del blocco non è determinata dalle proprietà relative a dove si trova il blocco, ma relative a dove si trova il blocco che contiene il blocco che sto modificando. Quindi questo è sempre lo stesso blocco di questo tipo, ma con una posizione assoluta, se fosse il blocco principale, andrebbe spostato 20 pixel da sopra e 20 pixel da sinistra rispetto alla finestra del browser, per esempio. Quindi non starebbe più qui, in centro, ma starebbe in alto, nell'angolo. Simile, ma non identico, c'è la posizione fixed, che apparentemente sembra come quella assoluta, quindi 20 pixel, in questo esempio, dall'alto e da sinistra, ma in pratica quale differenza ha? Secondo voi? Rimane fisso, rimane ancorato lì dov'è. Quindi se una pagina è molto lunga e voi scrollate la pagina, quello rimane sempre visibile in quella posizione, non importa quanto voi scrolliate la pagina. Mentre quello assoluto rimane ancorato, rimane bloccato lì dov'è, quindi se voi scrollate, va su, sparisce dalla vista. Invece questo è ancorato, è fisso e assoluto rispetto alla vista che voi avete. Quindi se voi lo posizionate sempre in alto a sinistra, o al centro, o in basso a destra, rimarrà sempre in quella posizione, non importa quali manipolazioni facciate voi nella pagina. Sarà in un certo senso come se fosse sovrapposto al resto che c'è nella pagina. E qui c'è un esempio più specifico della posizione relativa, in cui vedete che l'elemento è spostato con un offset, che in questo caso è un offset sinistro e sopra, ma potrebbe anche essere sotto o destra. Quindi ognuna di queste posizioni definisce quattro attributi, sinistra, destra, sopra, sotto, che indica lo spostamento rispetto a quell'area, a quella posizione. Quindi in questo caso è spostato 20 pixel da destra e 20 pixel da sinistra e 20 pixel da sopra. Ma uno qui potrebbe anche solo scrivere bottom,
20 pixel, che vorrebbe dire che avrebbe alzato 20 pixel rispetto alla posizione finale da sotto in cui sarebbe. Stessa cosa per il posizionamento assoluto. E gli altri elementi, nel caso di posizionamento assoluto, si comportano come se l'elemento non ci fosse. E infine il fisso. Quindi anche loro si comportano, anche col fisso gli altri elementi si comportano come se quello non ci fosse, ma con la differenza è che l'elemento fissato non si muove rispetto alla pagina, ma rimane fisso in una posizione ben precisa. Quindi ripeto, se voi scrollate questa pagina, questo elemento fisso qui rimane sempre in quella posizione e gli altri si muovono indipendentemente dalla sua presenza o meno, mentre quello assoluto finirebbe a un certo punto, se fate scroll verso l'alto, finirebbe fuori dalla finestra del browser, fuori dalla vista del browser. E ovviamente è anche possibile definire una proprietà che si chiama z-index che dice quanto un elemento deve stare sopra o sotto un elemento, un altro elemento. Quindi tipicamente di default tutti gli elementi hanno z-index automaticamente a 1, cioè sono subito sopra la finestra del browser, però uno può giocare con la proprietà z-index per mettere gli elementi ancora più sopra o ancora più sotto, quindi metterli in primo piano o in secondo piano o sullo sfondo. Quindi far sovrapporre un elemento a un altro. E questa è la proprietà z-index, due punti, un numero. Dove il positivo, un numero positivo, 2, 3, 4, 5, 100, vuol dire sempre più in primo piano, un numero negativo vuol dire sempre più in secondo piano. E questi sono, in un certo senso, i concetti base, il box model e le cose che abbiamo visto finora, tra cui il display in line and block, che si possono cambiare, se ricordate. Dopodiché ci sono tre approcci di layout in CSS, e noi ne vedremo uno oggi, gli altri due prossima volta, che sono questi, float, grid e flex, che, come dice questa freccia, il flex è molto più facile da usare del float, non in quanto proprietà, in quanto capacità vostra di ottenere, o nostra, di ottenere il risultato che vogliamo. Col flex è molto più facile rispetto al float. E sono anche cronologicamente disposti, nel senso che il float è quello più vecchio e gli altri sono nati anche per evitare problemi, alcuni dei problemi che esistono col float. Un esempio, secondo voi cosa farà mai un layout di tipo grid? Formato tabellare? Crea una griglia, sì, una specie di tabella. Divide lo spazio in una griglia, in cui voi potete andare a dire questo elemento lo metto nella posizione 1-1 della griglia o lo metto nella posizione 20-20 della griglia o lo metto nella posizione che va dall'1 al 5 della griglia. Quindi crea una griglia, una scacchiera sulla pagina. Ma noi partiamo col float oggi, che è quello che poi userete anche mercoledì in laboratorio. Allora, float è una proprietà CSS che dà controllo sulla posizione orizzontale di un elemento. Se volete allineare un elemento a sinistra, c'è una proprietà che si chiama float due punti left. Se volete allinearlo a destra, float due punti right. E se volete allinearlo al centro, non c'è float, ma in molti casi, ma non in tutti, c'è margin zero auto. Quindi si imposta il margine zero dal top
e automatico in tutte le altre tre direzioni. Dove questo vale per tutte le proprietà che hanno più di un... questo vale per i margini, vale per il padding, eccetera. Lo vediamo magari in un esempio, ma se voi scrivete margin 5, vuol dire che date all'elemento, 5 pixel facciamo, date all'elemento un margine di 5 pixel in tutte le sue direzioni, sopra, sotto, destra, sinistra. Se voi scrivete 5, 3, 4, 7 pixel, vuol dire che date un margine di 5 al top, di 3, se ho detto 3, a destra, di qualunque cosa abbia detto sotto e poi a sinistra, quindi senso orario. Quindi quattro numeri girano in senso orario. Sopra, destra, sotto, sinistra. Quindi non c'è un float, questo vale anche per i padding e per gli altri, che hanno più di un posizionamento. Non c'è un float per dire centro, ci sarà un flex per dire centro, e uno dei modi per mettere cose allineate al centro è usare, giocare sui margini. Non sempre funziona, è una delle cose più difficili del CSS classico, mettere una cosa esattamente al centro, però margin zero auto aiuta, in molti casi. Quando si parla di un elemento, quando si parla di allineare un testo, si può centrare il testo invece. Allora, un float, un blocco, come un'immagine, che ha una proprietà float, serve appunto a muovere a destra o a sinistra quel blocco. Ed è usato spesso con le immagini, ma soprattutto, quindi in questo modo, poi avete tre box, mettiamo tre immagini, se il box 1 viene messo a destra ma gli altri non vengono toccati, l'uno viene spostato a destra e gli altri occupano il suo posto, come se non ci fosse. Se viene messo a sinistra e gli altri non vengono toccati, l'uno si sovrappone interamente al 2, se sono grossi uguali, come in questo esempio. Se invece si mettono tutti a sinistra, con una grandezza appropriata, invece vengono messi uno dopo l'altro, partendo dal primo che ha la proprietà a sinistra. E stessa cosa analoga sul destra, ovviamente. Allora, questi vanno bene se vogliamo dare un ordinamento. Allora, se questo fosse testo, il box 2 fosse testo, e noi volessimo mettere un'immagine tutta a destra, basterebbe dare float right all'immagine e il testo starebbe lì dov'è. Anzi, occuperebbe lo spazio che prima era dell'immagine. Quindi avremmo davvero l'immagine in questo modo, ma avremmo del testo e l'immagine a destra, se è quello che vogliamo ottenere. Questo ovviamente, vabbè, poi c'è anche un modo per pulire i float, nel senso che se abbiamo due elementi che vengono messi a float, il terzo vogliamo ritornare nello stile normale della pagina, nel flusso normale della pagina, possiamo scrivere clear both. E quello rimuove, diciamo così, toglie il blocco dal float, dalla logica dei float. Quindi l'elemento semplicemente, invece di apparire qui o dove deve apparire secondo le regole del float, in base a cosa è stato messo in questi, semplicemente apparirà sotto, quindi riprenderà la visualizzazione normale della pagina HTML come quella che abbiamo adesso, praticamente. Quindi forziamo un box a riapparire dove apparirebbe naturalmente, col flusso statico, col posizionamento statico. I float sono ovviamente, non sono utili per spostare immagini a destra e a sinistra, ma soprattutto vengono utilizzati per il layout. Sono stati utilizzati per il layout, prima che nascessero i flex, in realtà. Sono il modo classico di strutturare una pagina in termini di layout. E in particolare possono permettere, per esempio, siti o applicazioni pagine a due colonne o a tre colonne, semplicemente decidendo dove spostare
i contenitori, i box che contengono un elemento della pagina. Quindi se noi per esempio avessimo, in maniera simile a quello che abbiamo noi, un header, una sidebar a sinistra, il contenuto principale e una sidebar a destra, o un footer, noi potremmo dire che la sidebar di sinistra sarà float verso left, il contenuto principale sarà float verso left e l'altro contenuto sarà, per esempio, se fosse una terza sidebar, avrà un float verso destra. Se volessimo che quello centrale occupi tutto lo spazio a sua disposizione. Se invece volessimo che questa non è una sidebar, ma fosse un footer, scriveremmo clear float, clear both, in modo che esce dalla logica dei float e torna a stare in fondo alla pagina dove vorremmo che stasse. E qui c'è un esempio sulle due colonne col footer, in cui mette una prima colonna a sinistra e una seconda colonna, in questo caso a destra. E poi il footer ha un clear di entrambi. Facendo così, mettendone una a sinistra e una a destra, come effetto collaterale, che è anche voluto, si crea, questo che qui chiama virtual gutter, uno spazio tra i due elementi che stanno a destra e a sinistra. Perché uno cerca di metterlo il più a sinistra possibile e l'altro cerca di metterlo il più a destra possibile. E come risultato si crea una spaziatura tra i due, rispetto a mettere entrambi verso sinistra, per esempio. E qui c'è un esempio di quello che è riportato, un esempio in CSS di quello che è riportato, in cui vedete che il content, che era questa parte qui, ha una grandezza fissa, in questo caso 520 pixel, ma potrebbe anche essere 50%, anzi sarebbe meglio fosse 50%, ed è stato messo tutto a destra. La navbar, che è questa, quindi la sidebar, ha una grandezza di 180 pixel, diciamo 25%, e ha come float a sinistra, e quindi queste si dispongono nelle loro grandezze e negli spazi giusti. Il footer ha invece un clear both. E poi all'interno si possono poi settare padding, margini e quant'altro, per far stare, se volete, le cose più staccate dal bordo rispetto a quello che sarebbe di default. E allo stesso modo anche un layout a tre colonne si può realizzare in maniera analoga. Se si vuole mantenere lo spazio, questo può andare a sinistra, il contenitore che contiene le altre due colonne, al suo interno ne avrà una che va a sinistra e una che va a destra. E il contenitore che contiene le due colonne sarà allineato a destra. Quindi un layout a tre colonne che è strutturato come layout a due, ma all'interno della seconda colonna facciamo altre due colonne. In questo modo si crea lo spazio anche qui all'interno e anche all'esterno. Automaticamente. Ok? Domande? Sì. Rimarrebbe un pochino il glutter se imposto in margine a zero, dipende anche di che cosa imposto in margine a zero, perché lui cerca di metterli comunque agli estremi della pagina, quindi un pochino rimarrebbe. Se aumenti il margine questo spazio aumenta ovviamente. Ma adesso lo proviamo, proviamo un po' di cose. Ho una domanda io per voi. Noi qui abbiamo un header, una barra laterale sinistra e un contenuto nella pagina HTML. E poi facciamo finta che questo sia un footer e non una barra a destra. E qui dice che il primo elemento è il banner, l'header. Il secondo elemento della pagina è la barra laterale che mettiamo a sinistra
E il terzo elemento della pagina è il contenuto principale che abbiamo detto, per avere lo spazio possiamo metterlo a destra, se non vogliamo lo spazio lo mettiamo a sinistra. Il risultato non cambia tantissimo, sempre due colonne avremo, una più grande, ipoteticamente, il contenuto principale, e una più piccola. Ora, qual è meglio? È meglio avere header barra laterale a sinistra con float, contenuto principale a destra o a sinistra con float, oppure header contenuto principale a destra e poi come terzo elemento barra laterale a sinistra? L'aspetto estetico non cambia. Il contenuto principale sarà tutto a destra e la barra laterale sarà comunque a sinistra. È meglio avere nella pagina HTML prima la barra laterale e poi il contenuto principale, o prima il contenuto principale e poi la barra laterale, oppure non importa? Prima? Prima la barra laterale. Qualcun altro d'accordo? No, noi vogliamo sempre visualizzarlo così, vogliamo mettere la barra laterale a sinistra e il contenuto a destra. E in entrambi i casi possiamo farlo. Cambia solo questo left sidebar ha un float a sinistra, questo main content ha un float a destra. Dobbiamo solo invertire questi due. Se li invertiamo il risultato estetico non cambia e la domanda è: cos'è meglio? Meglio prima left e poi main, o main e poi left, oppure non importa? Lui diceva meglio prima la barra laterale sinistra e poi il contenuto. Opzione 1. Qualcun altro è d'accordo con l'opzione 1? Alzate la mano. Ok. Chi invece è d'accordo con l'opzione 2? Poi ti chiedo perché. Chi è d'accordo con l'opzione 3? Ok, perché opzione 3 e poi arrivo dall'opzione 2? Alla fine l'aspetto estetico non cambia. Allora, la risposta giusta è la sua, non per il motivo che ha detto lui però. Perché la risposta giusta non finisce il mondo, se facciamo come è scritto in queste slide, chiaramente, ma... sarebbe preferibile mettere prima il contenuto principale della barra laterale che contiene informazioni tipicamente meno importanti del contenuto principale. Perché? Il risultato estetico non cambia, quindi da un punto di vista puramente visivo non c'è differenza di nessun tipo. No, il browser fa lo stesso tipo di lavoro. No, anche il programmatore, vabbè, deve leggere 10 righe più giù invece che più su, ma non... Cioè? Sì, l'accessibilità della pagina. Non tanto l'accessibilità della pagina per sé, perché il programma che legge, legge lo stesso, ma l'ordine in cui legge. Leggerebbe l'header... Poi leggerebbe la barra laterale, con tutta una serie di link, informazioni, in menu, e poi leggerebbe il contenuto principale. Quindi se voi siete andati su una pagina per leggere un documento, l'articolo della stampa o il blog post che abbiamo fatto, prima leggerebbe tutte le cose di intestazione, poi leggerebbe tutti i top 3, i top 5, il campo cerca, i banner di immagini, eccetera, e infine arriverebbe anche a leggere il contenuto vero e proprio dell'articolo, quello che interessa. Quindi dal punto di vista estetico non cambia niente, perché noi guardiamo la pagina e decidiamo dove far cadere la nostra attenzione, non leggiamo tutto riga per riga in una pagina, ma da un punto di vista degli strumenti all'ausilio è un piccolo cambiamento che allo sviluppatore non cambia niente, non costa niente, perché è solo mettere prima una cosa invece che l'altra, ma risparmia
non dico 5 minuti di lettura, ma risparmia tempo di lettura prima di arrivare al contenuto che davvero interessa, per cui sei in quella pagina. Ok? Voi avete mai visto uno screen reader? Fatemi fare così. Adesso ignorate queste slide. Ma mi serve solo il link. Allora, no. Allora, uno screen reader è per esempio incorporato in tutti i telefoni che avete, basta attivarlo. Su iPhone si chiama VoiceOver, su Android si chiama in qualche altro modo, ma è abilitato in tutti i telefoni, anche su molti sistemi operativi c'è, basta abilitarlo se uno vuole provare l'esperienza. Allora, questo è una persona cieca, che adesso ci farà vedere come, brevemente, usa uno screen reader, ed è un utilizzo normale, come uno screen reader legge un sito web, in questo caso il sito di una qualche università di San Francisco. Quel rumore era lo screen reader che leggeva il testo di questa pagina, quello che viene scritto qui nella parte grigia, alla velocità con cui tipicamente una persona cieca ascolta, che per noi è incomprensibile. Infatti adesso lo rallenta, però per loro che sono abituati è la velocità normale in cui leggono, in cui ascoltano. Quindi uno screen reader parte dall'angolo in alto a sinistra e legge ogni elemento della pagina in ordine. E per ogni elemento, in questo caso, questo screen reader dice questo è un link e il contenuto del link è UCSF Medical Center. E se la persona vuole seguire il link deve premere un bottone quando il link è selezionato. Se va oltre, deve rifare tutto da capo. E questo meccanismo si chiama scanning, questo meccanismo di lettura riga per riga si chiama scanning, e può essere o automatico, nel senso che passa da una posizione all'altra automaticamente, oppure può essere manuale, per cui gli dite voi quando volete andare avanti all'elemento successivo. Però questo è come si sperimenta uno screen reader, quindi una voce che velocissimamente nel loro abituale, un po' meno veloce, se dovessimo provarlo noi, legge quello che c'è a schermo. Quindi quando arriva a un'immagine, cosa legge? Direbbe immagine, come adesso dice link, e poi se c'è il testo alternativo,
leggerebbe il test alternativo. Se non c'è il test alternativo, dice questa è un'immagine. Fine. Quindi voi potete aver messo il grafico migliore del mondo, ma non sarebbe comprensibile. Stessa cosa per un video, ovviamente. Questo, giusto una parentesi, visto che abbiamo parlato di accessibilità, ma magari ci dedicheremo forse un po' di tempo poi. Beh, questo video va avanti, mostra come si usa uno screen reader fino in fondo, ma a noi in questo momento andiamo avanti. Ok, quindi questo è perché appunto leggendo in questo modo riga per riga, prima si leggerebbe tutto il contenuto della barra laterale e poi arriverebbe a leggere il contenuto principale della pagina. No. Quindi, se... potendo, è meglio mettere prima il contenuto principale in questo tipo di layout per questo motivo, sì. Ma è possibile con questa modalità, con questo tipo di accessibilità, navigare la pagina come, cioè, se fosse il DOM in altro, oppure sequenziale, ogni cosa deve essere letta? In genere segue sequenzialmente, perché non è pensato per uno che sappia che cos'è il DOM. Dopodiché anche il DOM è sequenziale in un certo punto, no? Ogni padre sta a fianco per ben in profondità. Però ad esempio, se una persona naviga all'interno sempre dello stesso sito, ma tra pagine diverse, tipo tutta una parte da lettere, esisterà qualche opzione per dire questo è un sito frequente, eccetera. Però è un'opzione che tu devi mettere senza vedere. No? Non è che vuoi dire metto una checkbox qui, perché devi farti arrivare a leggere la checkbox, eccetera. Ma davvero, prendete un minuto, non adesso, prendete un minuto dopo, domani, un altro giorno, prendete il telefono e attivate lo screen reader e provate a navigare tra le app che avete, perché è a livello di sistema operativo, quindi funziona sul telefono. Provate a navigare, voi vedete ovviamente, ma provate a navigare tra le app che avete e vedete come funziona. Così da avere anche un qualcosa di più simile, perché voi sapete come è fatto il vostro telefono, cosa avete sopra. Se avete un Mac, anche sul Mac è incorporato. Se no ci sono programmi open source da installare a piacere. Ok, ora, quello che proviamo a fare in quest'ora, prima di andare alla prossima, è un primo esempio sul CSS. Allora, io avevo costruito questa pagina che è solo una pagina HTML che è già disponibile dalla settimana scorsa, che era una pagina HTML classica. C'è un H1, c'è un H2, ci sono due paragrafi, una parola in grassetto, due in corsivo, c'è un altro titolo che sarà un H3, poi ci sono due link e poi c'è un footer. Quindi c'è un header, un main e poi un footer. Quindi qui non abbiamo layout, non abbiamo tanto layout qui da mettere. Allora, e qui vedete ci sono anche altri campi meta che avevamo accennato l'altra volta, uno per la keyword, uno per la descrizione e uno per il char set. Allora, aggiungiamo uno stile esterno. Come facciamo? Più forte? No, esterno. Link. Poi? Link type
text CSS, volendo si può dire che la relazione del link è uno style sheet, e poi href il nome del file CSS che andremo a creare, non l'abbiamo ancora creato. Ok? Quindi link, rel, style sheet, type, text CSS e href, come lo chiamiamo? Style.css, nel modo più classico che si possa. E allora creiamo un file che si chiama style.css. E salviamo. Vedete, è grande abbastanza in questo fantastico proiettore che c'è in quest'aula? Sì? Ok. E basta. Questa è l'unica modifica, a meno di non andare a definire classi o ID, che facciamo all'HTML. Allora, proviamo a sperimentare questi lettori adesso. Quindi di qui andiamo a scrivere il nostro stile CSS. Quindi, per esempio, potremmo scrivere un selettore di tipo che dice che tutti gli H1 nella pagina come sono gli H1 nella pagina? Come sono? Verdi. Ok. Quindi color, un verde qualunque ci va bene? Non è verde acqua marina. Ma non è verde. Non è verde. Cambiate idea. Acqua marina. Poi? Basta, solo quello, cambiamo solo il colore? No. Cambiamo font. No. Cambiamo font. Usiamone uno che ho sul computer, non stiamo a importarne da fuori, ma si possono anche importare da fuori. E usiamo... Ecco, il Visual Studio Code suggerisce, ovviamente, no? Usiamo questo. Allora, perché ce ne sono 5? Perché se il primo non è disponibile, vado sul secondo, se il secondo non fosse disponibile, vado sul terzo, sul quarto, e infine uno qualunque della famiglia sans serif, che sono tutti questi. Questo ovviamente non sul mio computer, in questo momento, ma dato che è un sito web, no? Visual Studio Code non sa che adesso lo stiamo eseguendo in locale, potrebbe anche essere fornito a un browser, uno dei vostri browser, quindi magari voi non avete il Segue UI, ma avete il Tahoma, e allora lui applica il Tahoma. Quindi ha dei default, possono essercene anche di più o di meno. In questo caso il suggerimento ne metteva 5, ma uno potrebbe anche scrivere Segue UI e basta. Oppure Segue UI è una lista più lunga o più corta, dipende. Poi? Qualcos'altro? Sì, ok, adesso mettiamo un po' di margine. Vediamo come, intanto come viene, poi mettiamo... Acqua marina col font, quello che ha preso. Allora, una cosa che, prima di sistemare il margine... Una cosa che non vedete, ma una cosa che è possibile fare nell'inspector, come vi dicevo, è provare anche direttamente nel CSS, provare direttamente nel browser a modificare degli elementi di stile. Quindi, per esempio, cosa succederebbe se io disattivassi il colore sull'H1? Tornerebbe a colore normale, ovviamente. Però mi permette di modificare, per esempio, togliere il colore dall'H1 temporaneamente. Però se poi ricarico la pagina, ovviamente il colore torna, perché è quello che ho salvato io. Questo ci permette anche di togliere l'acqua marina e mettere il verde. Per provare come apparirebbe in altri temporaneamente prima di fare le modifiche effettive. Così come nei font family io potrei mettere, per esempio,
la famiglia fantasy e vedere come appare. Poi, se mi piace, vado a fare copia e incolla della stessa cosa nel file CSS, se non mi piace, fine, non modifico niente. Questo però ci permette anche di aggiungere, ovviamente, al volo, per esempio, margine, abbiamo detto, vediamo come sarebbe con un margine di 60 pixel. Allora, un margine di 60 pixel in tutte le direzioni sarebbe così, forse troppo 60 pixel. De gustibus, ma magari mettiamolo, e sempre magari non vedete, ma schiacciando su margin mi fa vedere che 60 pixel è applicato sia al margine top, right, bottom, left, sempre in ordine anti-orario. E noi potremmo dire che, ok, è potremmo dire, per esempio, che vogliamo metterlo di un rem e 0, come nel caso. E voi vedete che un rem 0 vuol dire che top è un rem, right è 0, bottom è un rem e left è 0. Quindi imposta a coppie quando ce ne sono due, quando ce ne sono quattro, permette di distribuirli tutti e quattro. Allora, in questo caso abbiamo messo solo un margine sopra e sotto, non destra e sinistra, per esempio. Quindi possiamo un po' sperimentare qui nel browser per vedere cosa succede. Soprattutto se abbiamo tante regole CSS, possiamo sperimentare nel browser per vedere cosa succede. O meglio, questo è utile se abbiamo fatto delle modifiche al CSS, un po' per sperimentare, ovviamente, ma anche se abbiamo fatto delle modifiche al CSS e queste modifiche non appaiono come ce l'aspettavamo. Perché magari c'è una regola che sovrascrive quella che abbiamo scritto, oppure c'è una regola che è più specifica di quella che abbiamo scritto, o c'è un'ereditarietà tra il padre e il figlio di un blocco. E allora, attraverso questo modo, possiamo andare a capire dove andare a toccare esattamente. Non tanto nel CSS che scriviamo noi a mano, ma magari nel CSS che viene fornito da qualche libreria, da qualche framework esistente. Ok? Quindi, rimettiamo i margini. Ritorniamo al colore di prima e andiamo a mettere qui, abbiamo detto, margin, un rem e 0. Ok? E questo è un selettore di tipo. E se adesso andiamo a fare un refresh, vediamo che i margini si sono modificati e qui c'è anche il disegnino del box model, in cui è possibile selezionare ogni elemento, vi fa vedere qual è il contenuto, qual è il padding, in questo caso non c'è padding perché non l'abbiamo impostato, qual è il bordo, non c'è bordo, e qual è il margine. In questo caso solo sopra e sotto perché a destra e a sinistra non l'abbiamo impostato. Questi sono strumenti che tutti i browser hanno. Questo è Chrome, ma anche gli altri ce l'hanno. E quindi ci fa anche vedere come, ci fa anche selezionare per capire cosa abbiamo fatto. C'è il disegnino nell'ispezione elemento. Adesso fatemelo chiudere che non si vede niente qui. Ok, ora immaginiamo di voler cambiare il font di questo P. Solo di questo, non di tutti. Come possiamo fare? Potrò mettere un ID. Va bene, mettiamo un ID. Come lo chiamiamo? ID uguale, come lo chiamiamo? Chiamiamolo, come lo chiamiamo? No, diamogli un nome significativo, che non sia 5, ecco. Chiamiamolo paragrafo 2 o secondo paragrafo.
senza spazi ovviamente. Ok, quindi questo è l'ID, salviamo. Qui come andiamo a scrivere un ID, un selettore di ID? Cancelletto. Secondo paragrafo e poi come prima. E diciamo per esempio che cambiamo in questo caso il font size e lo mettiamo a 14 pixel, anzi mettiamolo a 0,5 rem, che dovrebbe essere circa 8 pixel, punti, e magari mettiamo anche uno font weight di 500, 300. Font weight è il peso del font, cioè quanto è bold, quanto è grassetto il font. Quindi, tanto grassetto, poco grassetto, per niente grassetto. Il normale è 100, e il grassetto è tipicamente 500, e in mezzo ci sono altri valori. Quindi un po' semi-grassetto e così via. E vediamo il risultato. In questo caso è diventato più piccolo. Possiamo metterlo magari 0,8 rem. E lo spessore del font non è cambiato tanto, in effetti. Proviamo a aumentarlo a 500. Ok, questo font, vedete, non supporta tanti, dipende anche dal font che si usa, questo di default non supporta tanti pesi, per cui dal 100 al 500 praticamente non cambia, dal 900 al 600 rimane uguale, vedete che è sempre il grassetto uguale, il 500 è normale fino al 100. Quindi è solo questo tipo di font, è solo così. Ci sono font che supportano più pesi, quindi semigrassetto, eccetera. Quindi in questo caso questa proprietà non ci serve, non ha effetto estetico con questo tipo di font specifico. Ok? Quindi per ora togliamola. Lasciamo solo la grandezza del font a 0,8. Ok? Poi, proviamo a usare un altro selettore, non quelli di classe ODD. Anzi, proviamo a usare quello di classe. Mettiamo qui una classe sull'elenco puntato, che chiamiamo elemento, e anche sull'altro, perché una classe può essere usata due volte. Come si mettono le classi in CSS? Punto. Punto elemento. E questo invece lo mettiamo in corsivo. Anzi, questa classe chiamiamola corsivo, così ci ricordiamo cosa fa. Quindi tutto quello che avrà una classe corsivo sarà fatto in corsivo, che ci aiuta anche a ricordare cosa abbiamo fatto. E adesso i due link sono in corsivo. Ok. Ora, se io volessi prendere e fare qualche, mettere in verde, diciamo, l'elemento che viene dopo un
che viene dopo il main, qualunque elemento sia, o meglio, un elemento che viene dopo il main. Non credo che dentro al main. Diciamo che vogliamo prendere questo section, però senza metterci una classe e senza metterci un id. Quindi il section è il terzo elemento dentro il main. Però non vogliamo mettere una classe e neanche un id, perché siamo pigri, non vogliamo scrivere niente lì, vogliamo solo farlo in CSS. O un po' masochisti, dipende dal punto di vista. E vogliamo farlo solo per questa section, non per tutte le section esistenti. Perché volessimo farla per tutte le section, scriveremmo section. Section, poi abbiamo detto colore e abbiamo detto verde. No? E questo lo facciamo per tutte le section, in questo caso ce n'è una sola. Se noi volessimo farlo solo per quella section dentro il main, dopo 2p, sì, dobbiamo usare un selettore. Quale? Questo. E quindi noi andiamo a scrivere main maggiore section. E fatemi anche cambiare colore per vedere se funziona, se no rimane verde, magari non ce ne accorgiamo. Ok. In questo caso, se avessimo usato questo, questo vi ricordo che è qui, seleziona tutte le section dentro un main. Cosa ci aspetteremmo? Se salviamo questo, ricambiamo il colore un'altra volta, così vediamo se cambia. Cosa ci aspetteremmo che succedesse? Che succederebbe? Diventa verde oppure ritorna nero? Diventa verde? Sì. In questo caso quelle due selettori hanno lo stesso risultato, in questo caso specifico, Perché questo dice seleziona tutte le section dove il padre è un main, e in questo caso abbiamo una section il cui unico padre è un main. E qui invece dice tutte le section, direbbe tutte le section dentro un main, ma non importa se il padre è un main, potrebbe esserci anche un div, ma è una section dentro e quindi la prenderebbe. Nel nostro caso, essendoci solo un livello, sono equivalenti. Ok? Se mettessimo la virgola invece, cosa vorremmo dire se mettessimo la virgola? Viene applicato entrambi. Sì, in questo caso però c'è anche questo dentro. Diventa tutto. Tutto il main e tutta la section, ma la section è dentro il main, quindi in quel caso section è ridondante. Ok. E col più? Poi abbiamo finito, credo, le combinazioni utili. Però fatemi cambiare il colore così vediamo la differenza di nuovo. Non succede niente col blu, così. Esatto, solo se la section seleziona tutte le section che sono
posizionate immediatamente dopo il main. Questo non è immediatamente dopo. E poi c'è quello che precede. Okay. Questi sono i selettori che vi permettono poi appunto di combinare le cose. Quindi in questo caso potremmo mettere... In questo caso abbiamo visto che il maggiore o niente non cambierebbe come risultato, però possiamo mettere la prima versione, che era quella col maggiore, e abbiamo detto verde, non blu. Verde. E ovviamente notate che tutto questo sovrascrive gli stili del browser. In questo momento non abbiamo altri stili, ma sovrascrive gli stili del browser. Ok? Domande fin qui? Ok, allora facciamo 20 minuti di pausa e poi riprendiamo con l'esercizio.